Siamo col direttore sportivo del Vasto Girardi, Francesco Cangi. Innanzitutto, buongiorno e grazie per essere qui con noi. Buongiorno e grazie a voi dell'invito. Allora, noi ci siamo sentiti poco più di un mese fa, alla vigilia della partita con la Samp, che poi avete vinto per 3-1. E innanzitutto, visto che poi nel post partita non ci siamo risentiti, colgo l'occasione per farvi i complimenti. E poi nel corso di quell'intervista ci rivelò anche che da calciatore fece il suo esordio in Serie D proprio al Riviera contro la Samp. Se non sbaglio giocava col Sansepolcro. E quindi le chiedo quali sono le sue emozioni nel tornare al Riviera a distanza di anni, stavolta non in veste calciatore, ma nelle vesti appunto di direttore sportivo. Allora, intanto grazie mille per i complimenti per quanto riguarda la partita che abbiamo affrontato con la Sammenettese. Devo fare i complimenti anche alla Sammenettese che è venuta, sono stati con un comportamento esemplare, anche ai tifosi che sono venuti in massa, e veramente un plauso a tutta la Sammenettese, diciamo calcio e tifoseria. Poi per quanto riguarda la partita di domani, sì, io feci l'esordio nel lontano 98-99 con il Sansepolcro proprio in Serie D lì a Riviera, e come ho detto già l'altra volta, per me fu un'emozione grandissima, perché questo stadio bello, affascinante per un ragazzo, ma tuttora per un quasi quarantenne è sempre un'emozione venire a giocare partite lì. E domani, anche se in questa nuova veste, sarà sicuramente bello venire a giocare lì, e spero di trasmettere anche ai miei giocatori, a tutta la nostra società, quell'emozione che avevo 20 anni fa, e anche per loro penso sarà una bella emozione giocare in questi campi, e gli deve far venire voglio e stimolo di migliorarsi per farti di giocarci più partite possibili in certi palcoscenici. Certo, infatti Mister Ciampelli vi ha definiti come una squadra capace di tutto ed in effetti i risultati dimostrano che state riuscendo davvero a mettere in difficoltà squadre anche molto blasonate. L'esempio più recente è proprio mercoledì scorso quando vincevate 1-0 contro la capolista Trastevere e solo la nebbia vi ha fermati. Ecco, è d'accordo con questa definizione di Ciampelli? Vi ritenete un po' la mina vagante di questo campionato? Sì, il mister che conosco molto bene, saluto, che siamo quasi compaesani, lui di Città di Castello, io un paesino lì vicino, Citerna, quindi lo saluto. E, noi stiamo facendo un bel percorso che ci sta facendo togliere qualche sassolino dalle scarpe, belle emozioni e belle soddisfazioni, come dicevo. Ancora il percorso è lungo e arrivare a maggio non sarà facile, però come hai detto tu, siamo riusciti a fare quasi sempre la prestazione contro tutti, e siamo riusciti sia con le grandi che con le piccole a fare punti e toglierci soddisfazioni. Domani sarà una partita difficile, perché anche il Porto d'Ascoli, che è una neopromossa, sta facendo un campionato fantastico. Comunque, se non sbaglio, con i suoi 24 punti loro sono riusciti a vincere partite importanti. Sono una squadra organizzata in fase difensiva, che ha grandi individualità, anche con Napolano, come sta rivelando, è sempre stato un gran giocatore, e si sta ritrovando anche a età avanzata con tutto il suo potenziale e le sue qualità, quindi hanno un mix fantastico tra esperienza e giovani, quindi sarà sicuramente una partita difficile. E infine, riguardo il mercato, vedo che la rosa è già ottima, ma state rinforzando un po' il reparto under, è vero? Vi state muovendo sotto questo aspetto? Sì, noi siamo vigili sul mercato, perché comunque dobbiamo, in questo mese qui dobbiamo essere sempre attenti e vigili, riuscire a trovare, a cercare, proviamo di cercare di migliorarci, che è il nostro obiettivo, e siamo attenti un po' a tutti. Se troviamo qualche giocatore che ha le caratteristiche giuste, soprattutto lo spirito giusto,
per unirsi alla nostra. A oggi siamo stracontenti, lo valutiamo e vediamo quello che possiamo fare. Va bene, allora io la ringrazio e che vinca il migliore domani. Grazie di nuovo per l'intervista e domani che sia sicuramente una bella partita Certo. e poi vinca, come hai detto tu, il migliore. Grazie allora, a domani. Arrivederci. Ciao, buona giornata. A lei, grazie, grazie.